Yolanda Ritz. Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Buon sabato pomeriggio, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi andiamo ad aprire, perdonatemi se vedrete le mie mani blu, però se avete visto il mio video delle ore 14:30 saprete perché, ho fatto i capelli azzurri. Ma in questo momento che sto registrando questo video, che state vedendo adesso, io non so ancora se i capelli sono venuti o no. Cioè, è Yolanda dal futuro, è Yolanda dal passato, non lo so ragazzi. Oggi apro con voi dei nuovi Num Noms, che sono questi, queste bottiglie, questi milkshake ripieni di slime. Secondo voi quale aprirò per primo? Questo a destra o questo a sinistra? Dai, scrivete sotto in un commento, vediamo secondo voi quale aprirò per primo. Vi do 3 secondi. 1, 2, 3. Avete scritto? Io aprirò per prima questo. Allora, cosa c'è scritto qui? Che praticamente sono profumati questi slime che troviamo all'interno. Andiamo ad aprire la confezione. Guardate qua quanto sono carini. Sono questi shake in questo barattolino troppo carino. Abbiamo questo, che è il nostro Num Noms, e lo scoop. Qui sotto, praticamente, e questi sono prodotti dal MGA, che è la stessa ditta che produce le LOL Surprise. Rainbow Slushy, che dovrebbe essere questo. Allora, c'è uscito questo, che è l'arancia. Juicy E Berry, che praticamente è un'arancia, una fetta d'arancia, con le foglioline che formano un fiocchetto, ed è a forma di orsetto. In più abbiamo lo scoop, che è il cucchiaino per prendere il gelato dall'interno del nostro barattolino, con le orecchie da gatto e un fiocchetto. Andiamo ad aprire. Ecco qua, qua abbiamo i nostri slime. Avete visto il coperchietto quanto è carino? Come l'altra volta, gli slime sono all'interno di questo barattolino pucciosissimo con il logo dei Num Noms, bellissimo. E abbiamo questi tre, che sono rosso barra quasi rosato, blu e giallo. Questi io li adoro perché sono di colori a parte clear, ma sono belli accesi. Anche in questo caso, secondo voi da che colore parto? Allora, io parto dal colore azzurro perché mi sconfinfera tantissimo. Allora, andiamo a vedere. Sono sigillati molto bene. Vediamo se profuma. Vedete? Ah! Vedete, qui dentro c'è un Num Nom. Oh! Dio! Ma sa di boh, non lo so, sembra limone, sembra anguria. No, vabbè ragazzi. Ok, cacciamo fuori prima il Num Nom. In realtà questo qua, come ci fa vedere anche la pubblicità, si caccia con lo scoop. Molti lo sapete cosa fanno? Li mettono all'interno del barattolino, che è questo qua, e li mischiano. Ma voi lo sapete che a me piange il cuore mescolarli? Non mi va, ragazzi. Non mi va. Allora, andiamo a vedere nella lista di Num Nom questo chi è. Ed è lei, è Lottie Liar. Vedete? È proprio lei. Vediamo lo slime. Ha questi slushy all'interno. È abbastanza morbido. È molto bello. Questo con il calore, come avete visto l'altra volta, diventa veramente molto molto morbido. Si allunga abbastanza. È profumato. Comunque, per i bambini questo è l'ideale. Secondo me è molto 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 bello. Questo dovrebbe essere un Vanilla Crunch, credo. Poi, quel secondo dovrebbe essere banana e il terzo dovrebbe essere sherry. Andiamo ad aprire. Vediamo insieme come è fatto. Allora, vedo una miriade di glitter. Sentiamo se sa di banana. Sì, raga! Oh mio Dio, sa proprio di banana fortissimo! Guardate questi glitter! No, vabbè raga. Allora, questo in realtà si mette qua. Questo in realtà si mette qua. Guardate. Oh mio Dio, la pucciosità. Questo qui dentro. No, vabbè, no, non me li voglio andare a mischiare. Perché mi veramente un peccato. No, non li voglio mischiare. Comunque, lo sapete che io la banana non la posso mangiare perché non la digerisco. Però il profumo di banana mi piace veramente tantissimo. È bellissimo, guardate quanto è scintillante. Ci sono tre Num Nom a pacchetto, perché c'è quello grande e due piccolini. Questo dovrebbe sapere di ciliegia, cherry jelly. Vediamo se sa di ciliegia. Oh, un po' delusa.
Non sa di ciliegia, ma mi piace il profumo. Allora, c'è un altro Nom Nom all'interno. Vediamo che cos'è questo Nom Nom. Oh, sembra una fragolina. Quanto è carina! Ma è pucciosissima! A proposito, vi piacciono le mie unghie? Fatemelo sapere. Allora, è pucciosissima! Vediamo chi è questa qui. Andiamola a cercare. Dovrebbe essere qualcuno baby. Infatti è Fruits. È Baby Barry. Baby Barry, perché è questa rosa. Vediamo questo rosso che penso momentaneamente sia il più morbido di tutti. Però l'unica delusione è che non sa per niente di fragola. Cioè di fragola, ciao, di ciliegia. Vi devo dire proprio la verità. Ok, adesso è arrivato il momento di aprire il secondo. E quello che abbiamo trovato è Ananas Scoop e barattolino come sempre. Ok, allora, questo è il nostro barattolino che è rosa, cioè proprio rosa, fucsia e arancione tipo. Poi abbiamo l'ananas, vedete quanto è carina, e lo scoop che invece questa volta ha le orecchie da orsetto con dietro tutto il gelato sciolto che è bellissimo. E il fiocchetto e anche il cuoricino! Oh, non ci avevo fatto caso, carino. Ok, questo qua è appunto il Berry Slushy. Quelli più grandi ci sono i Nom Nom. Andiamo a vedere il nome in realtà di questo qui, che è Pip. Oh no, vabbè, adoro Pippa Pineapple. Pippa Pineapple, adoro. No, ma profuma! Oh mio Dio! Ma io non me ne ero accorta! Raga, questi profumano! No, ma di cosa stiamo parlando? Allora, partiamo da questo qui rosa. Questo dovrebbe profumare di Mora Selvatica. Praticamente, ho sentito profumi migliori, devo dire la verità. Non mi entusiasma molto come profumazione, ma la faccio stare bene. Allora, lo slime è veramente molto morbido e ci è uscito un piccolo Nom Nom, come l'altra volta. Questo qui invece è un orsettino gommoso super 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 kawaii. Guardate quanto è piccolo. E questa volta abbiamo Pinky Cub. L'altra volta ci è uscito l'azzurro. Questa volta abbiamo la sorella perché sono gemelli twinsies. Andiamo a vedere lo slime com'è. Come vedete ci sono questi che sembrano tipo zuccherini e sono gli Slushy Beads. Sono molto 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 belli. Devo dire veramente molto carini. E lo slime è molto elastico. Oh mio Dio, ragazzi, ma stiamo scherzando? Come slime questo mi piace, ma come profumo no. Il mango mi piace un sacco come profumo. Vediamo com'è. Confido tanto. Questo è morbidissimo, si è appiccicato addirittura qui. Vediamo il profumo. Oddio, è buonissimo, è molto molto dolce, veramente bello. Vedete, è un arancione fosforescente. Raga, questo è oh mio Dio, guardate quanto è morbido questo slime. Elasticissimo e profuma tantissimo di mango. Sentite, è veramente molto elastico e anche molto 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 scoppiettante. Vediamo questo, che è proprio l'ultimo. Io comunque sono sorpresa del fatto che questi profumino, Non me l'aspettavo, quindi anche quelli dell'altra volta profumavano. E io non me ne sono accorta. Vabbè, Yolanda, ce la puoi fare comunque. Vediamo. Olè! Ok, sentiamo il profumo. Questo dovrebbe invece odorare di strawberry jelly. Oddio, non mi entusiasma molto il profumo di questo, ma oh mio Dio, quanto è morbido. Ok, vediamo l'Om Nom che ci è uscito dall'interno, che è questo qui. È praticamente un candy. Che ha un candy corn, che è questo. Fa parte della famiglia dei candy corn, che è Barry Corn. Ed è questo. Che è pucciosissimo, bianco, arancione e giallo, con la faccetta kawaii e il fiocchetto giallo. Ok, lo slime diciamo che, allora devo dire la verità, questa volta come profumi non mi hanno entusiasmato tantissimo. Mi sono piaciuti solamente quello azzurro, quello giallo e questo qui. 3 su 6 mi sono piaciuti, va? Allora, questo come elasticità più o meno ci sta. Ci sta, ma ho preferito questo qui arancione. Vi devo dire la verità. Forse riscaldando nelle mani, perché in questo momento le mani veramente molto 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 calde. Riscaldando nelle mani, probabilmente qualcosina esce fuori, sì, ragazzi, che ve lo dico a fare? Guardate qua quanto si è ammorbidito. Guardate, oh mio Dio. Allora, devo dire, tra i due che ho aperto, ho preferito probabilmente come elasticità e come morbidezza di slime
questo secondo qui che sono andata ad aprire adesso. Queste sono quelli che ho aperto oggi. Mi sono piaciuti veramente tantissimo, ragazzi. Fatemi sapere qual è stato il vostro preferito, per favore, sotto in un commento. E niente, raga, io sono contentissima di aprire con voi queste cose perché a me piacciono veramente tantissimo. Mi piace perché più che altro ritorno bambina. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia anche di questo sabato pomeriggio. Io vi mando un bacione, un abbraccio fortissimo e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!